Ragazze, sì, seguitemi, ok? Leo, Leo, vieni, dove sei? Sono qua. Oh, ancora sono qua. Ragazze, ho qualche dubbio. Non mi sembra una banca. È la banca più bella che io abbia mai visto. Io non pensavo che un cavo fosse così colorato. Neanche io. Che fantastica idea venire qui. Io non so come sia possibile, ma non siamo in una banca. Dai, vi rendete conto di tutto questo casino per niente? Noi siamo uscite dalla nostra prigione. Siamo delle ricercate. Abbiamo affrontato un viaggio lunghissimo, lungo tutta la fognatura per arrivare qui, che pensavamo fosse il cavò della banca. E dovevi per forza urlare, mi hai rotto un timpano. Non sento più, non sento. Parlo più piano, però sono nervosa. Dimmi, dimmi, dimmi. Quindi noi ci siamo fatte mettere in prigione, poi siamo uscite senza farci vedere. Ci stanno ricercando, siamo passate nelle fognature. Rischiamo di finire in prigione a vita, tutto per colpa tua che non ci hai portato in una banca. Ragazze, non ricominciate, adesso è tutta colpa mia. Però se andavamo a fare il colpo era tutto merito mio oppure no, eh? Beh, quello sarebbe stato merito. Quello sarebbe stato... Siete sempre le solite, sempre le solite. Io non so come sia potuto succedere, da qualche parte ci sarà una spiegazione. Perché noi siamo arrivati da qui, c'era la fognatura, certo. C'era tutto il passaggio da questa parte. Ho capito, la mappa era al contrario. Noi dovevamo andare dalla parte opposta. Ma sapete chi l'ha girata qualche minuto fa nel fogna? Violetta. Ecco, poi dite che è sempre colpa mia. Ve l'ho detto che è sempre colpa sua. Voi la continuate. Smettila, smettila. Cioè, noi dovevamo andare dalla fognatura verso destra. Ok. Beh, invece siamo andati verso sinistra. Dove cavolo siamo finiti? In una casa. Cos'è? Un asilo? Okay, okay, un asilo. Ma già ma che ci siamo. Prendiamo qualcosa in prestito qui. Ma perché non ce ne andiamo prima che, non lo so, magari qualcuno chiama la polizia? Io direi di approfittarne. Vuoi rubare qui? Prendiamo in prestito. Prendiamo in prestito. Prendiamo in prestito. E poi ridiamo. Tu vuoi rubare o andare? Ma già che ci facciamo siamo. Facciamo un giretto. Come sì, qualcosa di interessante lo troviamo. Magari è la casa di una persona ricca. Beh, in effetti vicino alla banca solo i ricchi. Esatto, effettivamente. Sì. Magari anche lui. I lingotti d'oro. Cerchiamoli. Andiamo. Okay. Ragazzi, aspettate, aspettate. Quindi vi ricordo le regole delle ladre perfette. Punto 1, non si tocca niente con le mani. Non dobbiamo lasciare impronte digitali. Punto 2, non si urla. Poco fa ho urlato io, però lo so, però adesso basta. Punto 3, bisogna essere quatti quatti come i gatti. E quindi bisogna fare anche le acrobazie quando camminiamo. Io sono allergica ai gatti, però. Miau. E fai finta che non sei allergica. Faccio quatta quatta come un cane. Sì. Fai quatta quatta come un cane. E quando camminiamo bisogna fare le acrobazie. Ma siamo al punto 4 o al 3 ancora? È al punto 3 punto o al 4. Beh, lo so, andiamo avanti. Ok, io intanto vedo tanti colori. Io non vedo lingotti d'oro. Ma cosa, non ci credo. Delle monete d'oro. Non ci posso credere. Prendile, vai, vai. Ma voi vi immaginate che persona ricca che è questa? Ce ne siamo finiti nella casa della persona più ricca al mondo. Perché in cucina, anziché avere il sale e lo zucchero, ha monete d'oro. Sono preziosissime. Contiamole. Mamma, tantissime. Ragazzi, abbiamo infranto una delle regole. Abbiamo toccato tutto. Pure il tavolo abbiamo toccato. Ma non importa, aspetta. Non possiamo toccare la casa, ma possiamo toccare la ricurtiva. Perché tanto la ricurtiva viene via con noi, ragazzi, vieni via con noi. Iniziate a prendere tutto, prendiamo tutto. Ma cosa? Sofì, mi hai rubato il cappello, meno male che non ti piaceva, meno male che dicevi che era brutto. Infatti è brutto, ma è utile. Ragazze, ma non notate che queste monete però siano un po' strane? Che... sì, perché l'oro è leggerissimo. Da quando in qua l'oro è leggerissimo? L'ho letto in un libro di barzellette. Infatti Cleo. Ragazze, i libri di barzellette non sono dei libri di cultura. L'oro è pesante, non deve essere così leggero. Guardate qui, quest'oro praticamente vola. Non è oro, sono monete di cioccolato. Sono monete di cioccolato. Eva.
poi vai. Cioè, abbiamo il pranzo, cioè abbiamo il pranzo. Okay, ragazze, non abbiamo fatto il colpo per prendere del cioccolato. Vabbè, come ma no? Già che ci siamo. Sì, certo, ok. Avevo un po' di fame. Le ladre più ladre del mondo che vanno a rubare il cioccolato. Pensate alla nostra reputazione. I ladri ci prenderanno in giro. Non siamo ladri. Non siamo ladri. Esatto. Io questo non lo prendo, eh. Io questo non lo prendo. Quello è tuo, cappello. È il tuo cappello. Mi... Devi prenderlo tu. È tuo. Rimettiamo tutto qui. Facciamo finta di niente. Però adesso abbiamo toccato tutte le monete, quindi le nostre impronte sono tutte qui. Complimenti, complimenti, banda ladri a righe. Complimenti, siamo proprio delle che cosa stai... Ma se dopo avessimo un certo languirino... Metti mangiare... che poi svieni? Un calo di zucchero. Dovevo venire da sola. Non dovevo venire con loro due. Io lo sapevo, lo sapevo. Dai, sbrighiamoci, perlustriamo la zona. Capiamo se c'è qualcosa da rubare, altrimenti ce ne andiamo. Torniamo in carcere, preferisco stare in carcere piuttosto che stare qui con loro. Ragazzi, secondo me dobbiamo andare di là. Sì, sì, sì. Ok. Posto fa schifo per essere rubato. Non c'è niente, non c'è niente, niente di niente, nada de nada. Abbiamo fatto proprio un buco nell'acqua. Cleo, ma perché continui a toccare tutto? Ti avevo detto che la prima regola era non toccare niente. Ok, tocca soltanto se devi rubare. Se devi rubare, puoi toccare. Se devi rubare, puoi toccare. Se non devi rubare, non devi toccare, ok? Perlustriamo, perlustriamo. Perlustriamo. Cos'è questo? Da rubare? Forse apre il cavò? Adesso l'abbiamo toccato, dobbiamo rubarlo. Cosa hai fatto? Hai chiamato la polizia? No, non ho fatto niente. Rimettilo a posto, rimettiamolo a posto. Puliamolo, aspetta. Ok, togliamo le impronte. Ho trovato delle chitarre. Le chitarre? Sì, vai, tieni, ce ne sono una per una. Proviamo. Ma sono gonfiabili. Se, posiamole subito. Ma non ci si diverte mai con te. Ma sei noiosa oggi, eh? Ma vi pare il momento di divertirsi? Dove siamo finiti? Questa casa è molto molto strana. Ma cosa sono questi quadri? Cioè, hanno fatto un film? Questa ragazza un po' mi somiglia, magari è tipo una mia cugina. No, è impossibile. No, no, possibile. È molto più carina. Sì. È un po' più carina. Molto, un pochino, dai, un po' più carina. Sembra più alta, almeno così. Tu sei un po' bassina. Vabbè, passiamo avanti. Comunque, magari potrebbe essere la casa di qualche superstar del cinema. Di qualche attore. Ma io comunque sono stanca, ragazze. Io mi chiederei. Oh, delle scarpe, ragazze! Che numero avete voi? Delle scarpe? Sì, che numero hai tu? È 38. Proviamo. Erano un po' puzzolenti. No, queste sono troppo grandi. No, troppo grandi. Queste sono tutte sporche e vecchie. Dai, no, mi vengo. Una persona viva! Ma magari è un robot. Siamo sicuri. Non toccarlo, non toccarlo, non toccarlo! Violetta! Ma ti pare che tocchi le persone che dormono se si sveglia? Siamo freddi! Sei sicura che non è? Non lo so. Avviciniamoci un po'. Ma siamo sicuri che è una persona dentro? Guardalo bene, vai a sentire se ralita, se c'è del respiro, è un alito. Non lo so. Vai. Ho paura, perché l'ho fatto? Non lo dovevo fare. Deve parlare. Ragazze, siamo in una casa dove non c'è niente da rubare, con una persona che se si sveglia chiama la polizia. E non solo noi verremo di nuovo portate in carcere, ma saremo a mani vuote. Avremo fatto tutto questo per niente. Voglio piangere, voglio. Mi sa che è arrivato il momento di scappare e tornare in prigione nei nostri lettini, che non erano molto comodi, però lì siamo al sicuro. Dai, andiamo. Ma come facciamo a scappare? Oh, cavolo! Ma cos'è stato questo rumore? Non si può neanche dormire in pace, che i vicini di casa vanno sempre casino. Vabbè, ormai sono sveglio, c'è poco da fare. Cosa potrei fare a colazione? Potrei mangiare qualcosa di buono. Vediamo un po' cosa c'è qui. Le mie monete di cioccolato. Le potrei mangiare per colazione. Già, mangerò queste.
Ci prendiamo anche una merendina. Il tè mirtilli, buonissimo, il mio preferito. Ok, prendiamo anche una cannuccia e diamo il via alla colazione. Ok, andiamo. Come si spacchetta questo? Che ragazza, di male in peggio. Cosa faccio? E non lo so, non lo so.